la sua predilezione. È così grande questo pensiero. Il Dio non fa niente per quanto riguarda la salvezza dell'umanità senza questa creatura, così come Dio non realizza niente dal punto di vista spirituale nel mondo senza di noi. Abbiamo questa grande dignità, questa grande chiamata di essere coloro che operano nel mondo in nome di Dio. Siamo la lunga mano di Dio nel mondo e ne dobbiamo essere degni. E dobbiamo comportarci per essere veramente i cooperatori della salvezza, i cooperatori di Dio nel portare la pace nel mondo. Maria, scelta per divenire la madre di Gesù, ha accettato pienamente questa vocazione. Non era facile, non era scontato, come non è facile per noi, come non è scontato per noi. Però, ecco, quando l'angelo le portò il saluto, Maria si turbò, non aveva infatti una grande considerazione di sé, al contrario dei sentimenti che in genere abitano nei nostri cuori. Forse nemmeno noi qualche volta abbiamo grande considerazione di noi stessi, mentre dovremmo essere sicuri di essere in una dignità immensa, perché così ci ha voluto il Signore. Al contrario, quel turbamento che avviene in Maria, come nota l'Evangelista, serve ad essere colei che accetta la proposta, il progetto del Signore. Così dovrebbe essere e dovrebbe accadere per ciascuno di noi ogni volta che ascoltiamo la parola di Dio, ogni volta che ascoltiamo il Vangelo, essere disponibili e sentire noi. E il nostro cuore che si trafigge sì, certamente in un turbamento di una vita difficile, ma si trafigge soprattutto nell'accettazione della volontà di Dio. L'angelo conforta nel dubbio la Madonna e dice: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Questo annuncio, a dir poco e a dire il vero, la sconvolge ancora di più, anche perché non è andata ancora a vivere insieme con Giuseppe, ma l'angelo aggiunge: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Non ci è dato conoscere i pensieri di Maria in quel momento. Potrebbe dire di sì o potrebbe dire di no, restare nella sua vita tranquilla nella casa di Nazareth o immettersi in questo turbinio di avvenimenti che da quel momento cominciano ad esistere fino a che lei ritorna al Padre. Ma quando risponde sì, tutta la vita viene trasformata, così come anche per noi, quando rispondiamo sì, veniamo trasformati, la nostra vita è diversa. Quel sì che diciamo al Signore trasforma tutto il nostro essere. Maria, a differenza di noi, non conta sulle sue forze, ma solo sulla parola di Dio. Per dire: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Comportiamoci anche noi così e diciamo al Signore, mentre lo ringraziamo di questa celebrazione solenne dell'Immacolata, nella nostra comunità, nel nostro paese, che siamo disposti a dire anche noi: eccoci, o Signore, siamo i tuoi servi, avvenga di noi quello che hai detto.
Ce la fa via con la menta, eh? Non è figlia mia, e come? Il cane ha passato. No, io posso lasciare. A cavegno io. Pasca, a Francesco fallo mettere vicino a te, a così ci pigliati. Fate il ciata, non signore. Ma perché
ringraziamo il signor Vano. Vicino.